Salve ragazzi, questa settimana è stata piena di notizie, allora non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il Science News. Recenti ritrovamenti di resti di mosasauri negli Urali settentrionali e nell'estremo oriente russo fanno avanzare interessanti ipotesi sulla biologia di questi animali. I mosasauri sono rettili squamati, strettamente imparentati con i varani e i serpenti, e sono stati tra gli ultimi rettili a popolare i mari mesozoici. Il fatto che i loro resti siano stati ritrovati nella zona periartica attorno al polo, che durante il Cretacico era caratterizzata da almeno 2 mesi di buio totale, porta a supporre che seguissero rotte migratorie dalle zone più calde a quelle più fredde dei poli durante precisi periodi dell'anno. Con l'estate artica e i giorni con quasi 24 ore di luce, questi animali erano forse avvantaggiati e potevano quindi cacciare in ogni momento della giornata. Questo comportamento migratorio viene adottato anche oggi da alcuni cetacei, animali a sangue caldo. Tale comportamento adottato dai mosasauri, se fosse vero, costituirebbe un'altra prova che questi grandi rettili marini fossero anch'essi capaci di produrre calore dall'interno del corpo. Ora, altra notizia. Dettagliate analisi chimiche di un frammento di roccia lunare aprono nuove prospettive sullo studio dell'accrescimento della crosta lunare. Il campione esaminato consiste in troctolite, una roccia ignea. Tra i minerali ritrovati con questa roccia vi è un granulo di circa 0,25 mm di baddeleyite. Il granulo deve essersi formato a oltre 2300 gradi centigradi e quindi da escludersi l'origine per forze interne al corpo celeste. Ciò suggerisce che possono essere stati degli impatti meteorici a portare alla formazione di questo minerale. Tutto questo circa 4 miliardi e 330 milioni di anni fa. Questo ci dice che probabilmente gli impatti meteorici hanno avuto un ruolo centrale nella determinazione della composizione chimica primordiale della crosta dei pianeti e in generale dei corpi celesti. Dal Giurassico medio della Russia europea, dei resti di vertebre caudali appartenenti ad un dinosauro di Creosauride danno nuove informazioni sull'origine e la diffusione di questi animali. I dicreosauridi sono dei sauropodi diplodocoidi generalmente dal collo corto, imparentati con i generi ben noti al grande pubblico come Apatosaurus e Diplodocus. Questo ritrovamento è estremamente importante, poiché si tratta degli unici resti di vertebrati terrestri risalenti al Giurassico del blocco fenoscandinavo, a lungo rimasto isolato dalle altre terre emerse durante il Mesozoico. Inoltre, questa nuova scoperta ben si allinea con la descrizione di Lingualong, di creosauride vissuto in Cina tra il Giurassico inferiore e medio. Sembra quindi che i dicreosauridi abbiano avuto origine in Asia e che si siano dispersi piuttosto velocemente, arrivando in Nord Europa prima che essa venisse separata dall'Asia. Inoltre, è possibile che la diffusione dei sauropodi debba essere ampiamente retrodatata in pieno Giurassico inferiore. Dei resti di Homo sapiens in una grotta in Bulgaria evidenziano che l'uomo attuale arrivò in Europa circa 46.000 anni fa, 2.000 anni prima di quanto ritenuto finora. Questa scoperta suggerisce anche che la convivenza tra Homo sapiens e Neanderthal in Eurasia sia stata più prolungata di quanto ritenuto finora. Forse le due specie ebbero modo di influenzarsi a vicenda, anche geneticamente, ma non è comunque chiaro se la definitiva scomparsa dei Neanderthal sia da imputare all'arrivo di Homo sapiens. Un'altra scoperta, stavolta un frammento di cranio proveniente dalla Grecia, sembrerebbe attestare la presenza di Homo sapiens in Europa addirittura 210.000 anni fa. È probabile però che questa scoperta sia ad indicare una prima diffusione di Homo sapiens in Europa, che però non ha avuto seguito, al contrario della grande diffusione del tardo paleolitico. L'estinzione della fine del Cretacico portò ad una nuova riorganizzazione della biosfera. In particolare, gli oceani, privi dei grandi rettili marini mesozoici, ricostruirono lentamente le proprie reti trofiche. Nuovi fossili dal Belgio e dal Pakistan, datati 54 e 41 milioni di anni fa, testimoniano che un gruppo inaspettato di animali si evolse per diventare efficienti predatori. La nuova specie, chiamata Monosmilus cureloides, è un parente estinto delle attuali acciughe, ma è molto differente dai piccoli pesci attuali. I fossili mostrano denti affilati sulla mandibola e un grande dente sulla mascella simile ad una sciabola, tutte caratteristiche che indicano chiaramente la natura predatoria di questa specie. Questa scoperta è un esempio perfetto di come gli ecosistemi si ricostituiscano dopo un'estinzione di massa, dando origine a molte forme straordinarie che si inseriscono in un quadro complesso. Uno studio effettuato su diverse tipologie di dinosauri teropodi ci rivela nuove informazioni sulle velocità raggiunte e le strategie adottate nella locomozione per scopi predatori o per sfuggire dai predatori. Comparando le masse corporee stimate e la lunghezza relativa degli arti di diversi teropodi, si evince che vi è una stretta correlazione tra dimensioni corporee, proporzioni degli arti e strategia di caccia. Ad esempio, in teropodi più piccoli, la lunghezza degli arti suggerisce che queste potevano essere utili sia per raggiungere velocemente le prede, sia per sfuggire da eventuali predatori più grandi. Invece, in teropodi più grandi e massicci come Tyrannosaurus Rex, la maggiore efficienza nella locomozione veniva raggiunta nella camminata, permettendo a questi animali di percorrere enormi distanze per trovare il cibo. La conclusione è che questi grossi teropodi non sembrano essere stati particolarmente rapidi e scattanti, forse per il semplice fatto che non ne avevano bisogno in quanto cacciavano enormi e lente prede. La recente scoperta di materiale postcranico di un folidosauride in Marocco ha grandi ripercussioni sulla storia evolutiva di questo gruppo.
I folidosauridi sono dei crocodilomorfi appartenenti al gruppo dei Teisuchi, parenti estinti degli attuali coccodrilli, adattatisi però ad una vita nelle acque salmastre. Questi comprendono tra gli altri anche il gigantesco Sarcosuchus. Il nuovo folidosauro risalente all'inizio del Paleocene, vissuto appena dopo l'estinzione di massa di fine Cretacico, è oltre 20 milioni di anni più giovane del più recente folidosauride noto fino ad ora. Questa scoperta è molto significativa perché dimostra che i folidosauridi sopravvissero all'estinzione vivendo, per un certo intervallo di tempo, nel Paleocene. Ciò dimostra ancora una volta che l'effetto dell'estinzione sui crocodilomorfi fu piuttosto contenuto. Due fossili di Calxavis, uccello litornitide risalente all'Eocene in Nord America, svelano alcuni indizi riguardanti l'origine del piumaggio lucente negli uccelli. I litornitidi sono una famiglia estinta di uccelli dalla collocazione sistematica incerta, ma che potrebbero essere alla base dei paleognati, cioè i grandi uccelli incapaci di volare come struzzi, emu e casuari. La colorazione delle piume degli uccelli è originata da particolari disposizioni dei melanosomi e della cheratina su rachide, barbe e barbule delle piume. Tra gli uccelli, le colorazioni più vistose manifestate anche attraverso lucentezza e iridescenza si ritrovano nel gruppo dei neoniati, mentre nei paleoniati, paralleli a questi, si hanno colorazioni meno appariscenti. Un'eccezione è costituita dal casuario, dotato di un piumaggio nero riflettente, oltre che un collo e una testa glabri vivacemente colorati. Le impronte fossili di piume di Calxavis conservano la struttura delle barbe e dei melanosomi, i corpuscoli portatori del pigmento. Dalle analisi condotte sui resti sembra che Calxavis, proprio come i casuari, fosse dotato di un piumaggio nero riflettente, o addirittura iridescente. In definitiva, questo studio evidenzia che la riflettenza delle piume, caratteristica intermedia tra opacità e iridescenza, è stata acquisita varie volte nel corso dell'evoluzione degli uccelli, e illustra in che modo la disposizione dei melanosomi e della cheratina influenza le caratteristiche cromatiche del piumaggio. Ora, un'ultima notizia riguardante la scoperta di un nuovo teropodi di grandi dimensioni in Argentina nella formazione geologica di Chorrillo, nella provincia di Santa Cruz, in Patagonia. La nuova scoperta, che per ora non sembra avere un proprio articolo scientifico, ci rivela una nuova specie di enorme teropode megaraptoriano di circa 10 metri di lunghezza. Questo gruppo di teropodi rimane ancora abbastanza misterioso e dalla incerta classificazione, per via dei resti fossili molto frammentari che si hanno. Sappiamo però che fossero degli agili predatori dai musi allungati vissuti in Asia, Sud America, Australia e forse anche in Antartide tra il Cretacico inferiore e superiore. Questi nuovi resti, costituiti da vertebre, costole, petto e cinto scapolare, ci presentano un enorme carnivoro dotato di lunghissimi artigli che venivano utilizzati molto probabilmente per aggrapparsi e infliggere grandi ferite alle proprie vittime. Non solo questo, la scoperta ci indica anche che questo è il megaraptoriano più recente mai scoperto e risalirebbe addirittura quasi alla fine del Cretacico superiore, circa 70 milioni di anni fa. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Proprio questa settimana si sono decisi tutti a lavorare di botto e far uscire tutte queste notizie. E sappiate che non sono nemmeno tutte, eh? Bene, grazie per la visione e vi auguriamo un buon inizio di settimana. Se ti è piaciuto il video, vi invito a lasciare un like ed iscrivervi per sostenere noi e il nostro lavoro. Io intanto vi lascio e vi ricordo che l'episodio di oggi è stato approvato come sempre dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.